Sono almeno 4 milioni le famiglie ancora senza casa in Nepal ad un anno dal terremoto che il 25 aprile 2015 sconvolse il paese, il peggior disastro naturale dal 1934 con circa 9.000 morti, oltre 22.000 feriti e 5 milioni di sfollati. Attualmente 8.000 persone vivono nelle tende allestite dalle squadre di soccorso. Ayush è nato 2 giorni prima del terremoto. Suo nonno pensa alla casa distrutta e dice di non voler costruire un'altra casa di fango e mattoni che cadrebbe subito alle prime scosse. Ci piacerebbe costruire una casa vera, ma anche se volessimo fare un prestito, racconta sua moglie, nonna di Ayush, non sarebbe possibile perché mio marito non ha un lavoro e ancora dobbiamo pagare un prestito che ci serve per mandare a scuola i nostri figli. Tra gli organismi maggiormente impegnati negli aiuti alla popolazione c'è la Caritas Italiana, che ha destinato 5.700.000 euro per finanziare 19 progetti di istituzioni legate in prevalenza alla Chiesa nepalese, come la Caritas Nepal, diverse comunità religiose e alcune ONG italiane. Tra i principali settori a cui sono stati devoluti i fondi figura anzitutto la ricostruzione, 54% delle risorse totali, a cui fa seguito con il 19% la riattivazione delle attività produttive. Caritas Italiana, sin dai primi momenti dell'emergenza, ha sostenuto Caritas Nepal, che ha operato nei 15 distretti maggiormente colpiti dalla catastrofe, fornendo ripari temporanei, fogli di lamiera, viveri ed attrezzature igienico-sanitarie. Oltre a fare il punto sugli interventi realizzati, il rapporto pubblicato da Caritas Italiana ad un anno dal terremoto concentra l'attenzione anche sul fenomeno della tratta di esseri umani, aggravatosi proprio in coincidenza con l'evento sismico.